inizieremo con le ditine piccoline cicciottelle, poi con le manine paffutelle e poi con le braccette rotondette. Allora, dimmi subito dove sono i tuoi amichetti. Nel camino. Non dire bugie. Giuro su Dio, siamo andati nella soffitta del padre di Mickey e abbiamo trovato una mappa che diceva che sotto questo posto c'è un tesoro sepolto. Andiamo, non ci raccontare stupidaggini. Ehi, ragazzino, o ci racconti tutto o ti frulliamo. Tutto, va bene, vi racconto tutto. Quando ero in terza ho copiato l'esame di storia. Quando ero in quarta ho rubato il parrucchino di zio Max e me lo sono messo sul mento per fare Bosè alla recita della scuola. Quando ero in quinta ho buttato per le scale mia sorella Heidi e poi ho dato la colpa al cane. Allora mia madre mi ha mandato un caffè gestivo per bambini grassi. E poi una volta non ho resistito, ho mangiato 2 chili di panna e mi hanno cacciato. Ma la cosa più cattiva è stata quando ho fatto una poltiglia che sembrava vero vomito. La sera sono andata al cinema, ho nascosto la poltiglia nella giacca. Sono salita in galleria e poi ho cominciato a fare dei versi così. E ho versato quella roba su il pubblico che stava di sotto. Allora è successo un vero finimondo. Tutti hanno cominciato a vomitare e si vomitavano addosso uno con l'altro. Non mi sono sentito mai tanto cattiva in tutta la vita. Ma questo ragazzo comincia a piacermi. Il tasso pure! No, sono troppo giovane! Vieni qui! No, voglio studiare il violino! No, la mano no! Allora, no, dimmi la verità! No. Mi dici la verità! No. O vuoi diventare un pure?